aspettava una vittoria così contenta, si aspettava questo, viva la democrazia, si aspettava questo risultato. Sembra che probabilmente a queste primarie abbiano votato lo stesso numero di cittadine e di cittadini, se non più cittadini e cittadine delle ultime primarie. Ed è uno dato veramente straordinario e che darebbe questo risultato come sostegno alla candidatura che insieme abbiamo messo in campo, una percentuale che oscilla tra il 65 e il 70% del consenso. Siamo con Gianni Cuperlo. Nicola Zingaretti ha appena festeggiato la sua vittoria, la sua conquistata leadership del PD. Che cosa cambia oggi per il Partito Democratico? Intanto cambia il clima. Cambia il clima perché questa giornata è qualcosa di straordinario, uno spartiacque. Io ho trascorso la giornata tra i gazebo, tra i seggi, e queste code avevano qualcosa di emotivamente intenso e anche di, come dire, commovente, perché sono persone che sono venute con un grande senso di consapevolezza e di responsabilità delle difficoltà che abbiamo davanti, degli ostacoli da superare, ma anche del fatto che di questo partito c'è bisogno, e la legittimazione larghissima che Zingaretti ha ottenuto e anche il riconoscimento a caldo che c'è stato da parte di Martina, di Giacchetti, dello stesso Matteo Renzi, va nella direzione di dire che forse siamo nella direzione di ricostruire quello spirito di comunità che è essenziale per andare a recuperare milioni di elettori che ci hanno abbandonato nel corso del tempo.